Grazie, buonasera a tutti. Io mi sono occupata di scrivere la proposta di legge sul reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle. Cos'è questo reddito di cittadinanza? Innanzitutto è una misura che c'è in tutta Europa, in Belgio, in Francia, in Germania, in Danimarca. Quindi quando in passato, perché adesso il dibattito parlamentare si è aperto, quando in passato ci dicevano il Movimento 5 Stelle sogna, sta pensando ad un sogno irrealizzabile, non era vero, perché, ripeto, è una misura che esiste da tempo in tutti i paesi dell'Europa, tranne che in Italia, in Grecia e in Ungheria. Cos'è? È un reddito. Un reddito che viene quantificato in base alla soglia di rischio di povertà. Una soglia che noi abbiamo individuato in 780 euro al mese per l'individuo che vive da solo, e poi vi è una scala che cambia il reddito a seconda dei componenti del nucleo familiare. Non l'ha individuato solo il Movimento 5 Stelle, ma questa soglia di rischio di povertà è stata individuata anche dall'Istituto Nazionale di Statistica in un rapporto che ha fatto nel luglio del 2014. A chi viene dato questo reddito? Non viene dato solamente a chi vediamo visivamente, insomma abbiamo la possibilità di vedere per strada che sta male, ma viene dato a tutti coloro i quali non superano quella soglia. Chi sono? Oltre ad essere disoccupati, gli inoccupati, ci stanno anche i precari, i pensionati che prendono una pensione sociale più bassa, gli autonomi che non riescono più ad arrivare a quella soglia, a superare quella soglia. Cosa deve fare la persona, soprattutto la persona che non lavora, perché chi lavora viene poi accompagnato per trovare un lavoro migliore, ma cosa deve fare la persona che non lavora? Accettare un minimo di condizioni, cioè provare a reinserirsi nel mondo del lavoro e nel contesto sociale. Come? Rivolgendosi ai servizi per l'impiego, che noi all'interno della proposta di legge che abbiamo presentato, i cosiddetti centri di collocamento, abbiamo ristrutturato e riorganizzato, perché così come sono ora non funzionano, non vanno bene. Fare ricerca attiva del lavoro per 2 ore al giorno. Attraverso cosa? Non camminando e correndo e girando e spendendo soldi da agenzia interinale di somministrazione a centro per l'impiego, a conoscente, a politico, a altro, ma attraverso un unico portale nazionale che già esiste, quindi non bisogna spendere nulla, c'è già, solo che bisogna saperlo utilizzare. Attraverso quest'unico portale dove noi diciamo che deve effettuarsi l'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro, cioè il cittadino deve avere un unico punto di riferimento, e anche un telefonino attraverso internet, un telefonino può andare a visualizzare quelle che sono le offerte di lavoro nel suo paese, nella sua provincia e nella sua regione e in Italia in generale. E in più deve fare una piccola cosa, che è quel 8 ore di di 8 ore di lavoro per la comunità, di volontariato, non lo chiamiamo lavoro, vicino a quelle che sono le sue attitudini, le sue competenze. Quindi se sei un professore precario o se sei un professore disoccupato, magari per 1 ora al giorno per fare post scuola per i ragazzi. Questo aiuta la persona a non stare lontano dal lavoro, ma contemporaneamente non sostituisce il lavoro come invece si è fatto nel passato con i lavori socialmente utili. Cosa attendiamo a fare? Perché proponiamo questa misura? Uno, perché la dignità del cittadino sta di sopra di tutto. Due, perché se abbiamo 10 milioni di cittadini poveri in Italia, sono 10 milioni di cittadini che non hanno, innanzitutto non vivono in un contesto sociale adeguato e stabilito e sancito, no, nella Costituzione italiana. Due,
non spendono, non consumano, non vivono bene, e tutto questo si riflette sull'economia. Perché se non hai, faccio un esempio, se Giovanni è un papà che ha perso il lavoro e la moglie ha un lavoro precario di 400 euro al mese, sicuramente Giovanni e Maria, che hanno due figli, difficilmente andranno a fare la spesa, avranno difficoltà a comprare i beni primari, avranno difficoltà a mandare i loro figli a scuola, avranno difficoltà a comprare un libro per i loro figli. Questo su che cosa si riflette? Si riflette, e ritorniamo al discorso, tanto lo colleghiamo, con la tanta attenzione che noi abbiamo per le micro, le piccole e le medie imprese italiane, si riflette proprio su quell'economia fondante dell'Italia, perché il 94% dell'economia italiana è fondata, fatta, portata avanti dalle piccole e medie imprese. Quindi se noi creiamo 10 milioni di cittadini che contemporaneamente si riqualificano, perché all'interno della proposta è prevista anche la riqualificazione, la formazione reale, collegata e coerente con quello che è la richiesta del territorio o della nazione, quindi collegata allo sviluppo economico. Se creiamo un cittadino che si riqualifica, che può spendere, che poi viene reinserito nel mondo del lavoro, aiutiamo l'impresa a trarre un respiro di sollievo. L'impresa, il piccolo imprenditore, il panettiere potrà, o il gestore del bar o del ristorante o della trattoria, potrà pagare il fornitore avrà un respiro di sollievo, probabilmente l'economia inizierà da poco ad attivarsi e probabilmente inizieranno anche ad assumere. Ecco, questo è il significato del disegno di legge. Il disegno di legge è molto molto complesso, io ve l'ho raccontato in parole molto molto semplici, sono 20 articoli, all'interno una serie di coperture che noi abbiamo individuato, come tagli alla pubblica amministrazione, i tagli alle auto blu, gli stessi tagli di cui parlava Ornella, le indennità dei parlamentari, lo facciamo noi perché non lo devono fare tutti, il taglio ai finanziamenti ai partiti, insomma cerchiamo di ristrutturare la spesa pubblica e ridare respiro ai cittadini italiani tutti e all'economia. All'interno del disegno di legge vi è collegato anche un articolo in cui si parla di salario minimo orario. In Italia ci sono una buona parte di lavoratori che non sono tutelati dai contratti collettivi nazionali e che quindi percepiscono, anzi forse anche quelli a volte, anche quelli tutelati dai contratti collettivi, percepiscono retribuzioni più basse di quello che invece è la soglia di rischio di povertà. Cioè non si può pensare di pagare, retribuire un lavoratore a 3 o 4 euro l'ora. Okay? E quindi noi abbiamo stabilito che questa soglia per tutti i contratti nazionali, anche quelli collettivi, deve essere non inferiore ai 9 euro l'ora e che tutte le altre retribuzioni devono essere riparametrate seguendo questa soglia minima. Questa è una soglia che ci consente di far arrivare il cittadino a un livello che sia il 20% o il 25% superiore alla soglia di rischio di povertà individuata in 780 euro mensili. In questo momento non è un sogno, continuo a dire quello di cui stiamo parlando, perché dopo 2 anni di battaglia in Parlamento per portare questo punto all'ordine del giorno del dibattito parlamentare, ripeto, c'è in tutti gli altri paesi, non ci stiamo inventando nulla di nuovo, quindi dopo 2 anni siamo riusciti a far portare questo disegno di legge in discussione in Commissione Lavoro al Senato. In questo momento stiamo facendo le audizioni, cioè vengono le associazioni, i sindacati, tutti coloro i quali insomma ci possono dare delle indicazioni o delle valutazioni rispetto alle disegno di legge, quindi si sta discutendo, stiamo facendo le audizioni e finalmente stiamo costringendo tutto il Parlamento italiano a parlare
che è tartassata, tutta l'Italia sta male, ma il Sud sta, e il Mezzogiorno sta davvero morendo. Questa è una misura che per noi ci darebbe, che per noi è importantissima, che ci ridà dignità, che ci consente di poterci sollevare e di poter costruire insieme a tanto altro, insieme al microcredito, insieme agli investimenti, di poter costruire il nostro futuro. Quello che io, anche, è l'ultima cosa che dico, anche la società civile, Don Giotti, Libera, si è schierata a favore del reddito con tantissime associazioni su tutto il territorio nazionale. Non siamo da soli, questa battaglia, se ognuno di noi la vuole e dice a tutti quelli che conosce che c'è in questo momento in discussione in Senato questo provvedimento, che non è un'utopia, che si può fare e che ci ridà dignità e che possiamo risollevarci, potremmo anche farcela, ma per farcela non dobbiamo essere solo noi, dobbiamo essere tutti insieme e dire, puntare i piedi e dire che noi cittadini, famiglie italiane, vogliamo ritornare ad avere dignità, a vivere la nostra vita, a poter consentire ai nostri figli di avere dei sogni e di poterli sviluppare, non all'estero, non all'estero, se ne hanno voglia nella loro terra, se ne hanno voglia nella loro terra. Quindi questo io vi chiedo, sono qui per qualsiasi domanda e basta, grazie.